Giuliano alla riscoperta delle sue tradizioni. Dopo il successo dello scorso anno, l'amministrazione del comune in provincia di Napoli ha deciso di riproporre la seconda edizione della festa d'autunno Giuliano tra arte e sapori. Si parte domani 9 ottobre con il raduno di auto e moto d'epoca e la festa del pane, per chiudere il 20 novembre con animazione, musica e spettacoli. Tra gli eventi clou, la mostra con degustazione del capocollo giulianese e il torrone dei. Il programma della Kermesse, che mira a sostenere la vocazione agricola del territorio, è stato presentato durante una conferenza a cui ha preso parte il sindaco di Giuliano, Giovanni Pianese. Un momento di profonda crisi può rappresentare un'occasione di ossigenazione per l'attività commerciale nel suo insieme. Noi stiamo anche per dare attuazione al Più Europa, quindi ad una rivitalizzazione del centro storico, e ci immaginiamo che possa essere un'occasione, un volano affinché i privati poi, sull'esempio, attivino dei processi che servono a vivificare il centro storico e quindi a dare una spinta al commercio.